Intanto, ciao. Chi sei e come mai sei qua in piazza? Allora, io sono Silvia e lavoro all'Università di Padova e oggi penso che sia importante essere qua perché c'è bisogno di dare una scossa sul, diciamo, al dibattito sulla guerra e in generale sui conflitti, e quindi penso che sia importante essere qua per dimostrare che c'è una società civile che risponde alla guerra con il disarmo, la pace, la collaborazione e la solidarietà, e quindi ritengo che sia importante far sentire questa parte della società che è presente e, come mi sembra di vedere oggi, molto, molto attiva. Io mi chiamo Paolo Brimi, sono militante della FIOM e sono in piazza oggi per dire che bisogna fermare la guerra e che per fermare questa guerra, che è una guerra tra due blocchi imperialisti in cui, diciamo, non c'è una parte buona e una parte cattiva, ma, diciamo così, il più sano alla rogna, per fermare questa guerra c'è un'unica forza che lo può fare ed è il movimento dei lavoratori e il movimento degli oppressi e degli sfruttati a livello internazionale, che si uniscono contro i rispettivi imperialismi, e quindi noi dobbiamo manifestare innanzitutto contro l'imperialismo italiano che manda armi e sostiene una guerra vergognosa. Allora, intanto, chi siete e come mai siete in piazza oggi? Siamo pensionate, sono ex insegnanti, io, lei ex. Siamo in piazza per la pace, ovviamente. Vediamo che finora non è stata fatta nessuna azione determinante per cambiare un po' le cose, e ovviamente ci tocca dare ragione al professor Rossini, che finora ha indovinato, perché da studioso non è che indovina ma studia queste cose, si sono avverate tutte le sue previsioni. Già prima della guerra aveva previsto che ci sarebbe stata la guerra e aveva previsto un'escalation purtroppo militare, e speriamo di non raggiungere il nucleare come prevede anche lui, e cerchiamo nel nostro piccolo di fare qualcosa. Certo, non mi chiamo Meloni, non mi chiamo Draghi, non mi chiamo niente, ma quello che possiamo fare è questo. Ciao, sono Alessandro, vengo da Cuneo, da Piemonte, e sono un disoccupato in servizio civile e sono qui oggi per manifestare contro la guerra, contro tutte le guerre, contro questa guerra imperialista e tutte le guerre, e per dire no al riarmo, all'aumento delle spese militari, alla continuazione dell'invio di armi, e per un'Europa che sia diplomatica, che, insomma, che partecipi in modo democratico, non violento, pacifista, che non significa passivista. Allora, sono Giosuè Mattei della FLCGL del Veneto. Oggi siamo qua per manifestare, per promuovere, perché riparta il negoziato di pace questo conflitto assurdo nella quale la Russia ha aggredito un paese sovrano. Noi chiediamo che si riparta con un negoziato di pace vero, che metta al tavolo tutti i soggetti e che anche l'ONU faccia la propria parte per mediare all'interno di questo conflitto, nella quale non possiamo permetterci che un dittatore come Erdogan assuma il protagonismo all'interno di questo conflitto. Siamo l'Unione dei Giovani di Sinistra, la Giovani di Sinistra Italiana, e siamo qui perché crediamo enormemente nel valore della pace. Siamo qui per schierarci contro ogni guerra, perché è soltanto facendo rete e unendoci che possiamo ricostruire e far valere la cultura della pace. Ed è questo che chiediamo: stop all'invio di armi, vogliamo il disarmo, ridurre i miliardi che vengono investiti nelle spese militari. Abbiamo bisogno di ricostruire la pace, perché si sa che le armi chiamano soltanto altre armi. Allora, noi veniamo da Alessandria, siamo l'associazione Verso il Kurdistan, e oggi noi siamo qui per un Kurdistan libero e per la libertà di Öcalan, contro tutte le guerre, non solo quelle in Ucraina, contro la guerra in Siria, contro la guerra in Iraq, contro la guerra in Afghanistan.